canta mia musa, l'uomo dall'agile mente, che a lungo andò vagando dopo che cadde Troia, la forte città. Canta mia musa, le avventure che subirà Ulisse nella terra dei ciclopi, che avrà ragione tra Atena e Poseidone. Da un po' proprio notizie di Ulisse, dove sta andando il tuo protetto? Proprio tu me lo chiedi. Ulisse sta andando nella terra dei ciclopi. Spinto dalla sua sete di conoscenza, ha deciso di esplorare quell'isola. E perché ha tanta curiosità di rischiare la sua vita per vedere semplici ciclopi? Gli uomini non sono fatti per vivere come ignoranti, ma per cercare di raggiungere la virtù e la conoscenza. Per io Polifemo un asturo, tutta la conoscenza di Ulisse non mi serve a nulla. Se sei così convinto, guarda nel mondo dei mortali quello che accade. Guardate che strana isola! È davvero questa la terra dei ciclopi? Sembra così tranquilla. Guardate questi oggetti enormi, nessun umano potrebbe utilizzarli. Non ci sono dubbi, siamo davvero sull'isola dei ciclopi. Forza, andiamo a vedere se quello che hanno detto i greci su quest'isola è vero. Che buon profumino! Ma non lo sentite anche voi? È delizioso, sono anche affamata. Proviene da quella grotta. Entriamo e chiediamo al padrone di casa il nome che aspetta gli ospiti. Speriamo che sia in cibo. Guarda, Atena, ora non hanno via di scampo. Stanno entrando nella grotta, sta tornando il figlio Polifemo. Ne riparliamo. Vedremo chi ha ragione. È passato un sacco di tempo da quando siamo entrati. Sarà disegnato questa grotta. La terra trema, si avvicina un gigante. Sarà un ciclope o un'altra creatura? Aiuto, mi sta venendo un po' di paura. Ma di cosa hai paura? Siamo armati, ti difendo io. Prudenza, nascondiamoci dietro quei massi e vediamo di chi si tratta. Polifemo torna alla grotta con il suo compagno. I due stanno parlando del loro sport preferito, il lancio della pecora. E pensavi di vincere? Non guardate troppo tanto, per me il lancio era nullo. Mi date una pecora più pesante della tua? Era un cinghiale, che pesce, certo, sono tutte scuse. Adesso io vado nella caverna a festeggiare. È l'ingiustizia! Però, io con te non gioco più! Ciao, via! Ciao! Ciao! Chi va là? Sei in casa mia! Ma sei sbambita bene! Ma sei stordita! Ma non ho fatto apposta! Smettete di litigare, non fate i bambini piccoli! Ma mi dite chi siete? Da dove venite e soprattutto cosa ti fate qui in casa mia? Il mio nome è Nessuno. Siamo Achei e abbiamo appena terminato la guerra contro i troiani. Siamo qui per chiedere il dono che spetta agli ospiti, sacro per i greci e per gli dei. Siamo qui per esplorare questa terra abitata da voi, possenti creature. Ma io me ne infischio degli dei e del dono degli ospiti. L'unico dono che tu avrai, caro Nessuno, è quello di essere l'ultima persona che mangerò. Aiuto! Aiuto! Mangiarci! Guarda! Guarda, Atena, guarda come scappano i tuoi protetti. Tutti sarebbero strappati da un orrido gigante. Ma sono sicura che Ulisse starà escogitando un piano. Nascondetevi pure, tanto io vi chiudo la mia grotta con il nostro macigno. Appena Polifemo torna, siamo fritti. O moriremo di fame o siamo mangiati da Polifemo. Calmiamoci e riflettiamo, mi sta venendo in mente un piano. A quale piano stai pensando? Ormai il nostro destino è segnato. Guardate quanto vino qui intorno. Voglio ubriacarti per non soffrire. Ma no, far ubriacare Polifemo. Giusto, così poi possiamo ucciderlo. Sì, e come usciamo dalla grotta, lo sposti tu il macigno. Quando Polifemo sarà ubriaco, si addormenterà e noi lo cercheremo. E come lo cercheremo? Ci sono anche tanti tronchi qui intorno. Ne affileremo uno, lo faremo ardere sul fuoco e lo conficcheremo nell'occhio di quell'orrido gigante. Forza, cominciamo! Dividiamoci i compiti, faremo prima! Noi ci occupiamo di tagliare il tronco, voi occupatevi di preparare il vino. Guarda, Tino, adesso inizia il divertimento. Sta tornando un figlio con te. Sì, sì, va bene, pensa quello che vuoi. Tanto sono sicura che il piano di Ulisse funzionerà. Come? Sta tornando, senti i passi. Mettiamoci al sicuro, nascondiamo il tronco sotto le tane. Sono tornato, pronti a morire? Scusaci per il disturbo. Prima di mangiarci, vorremmo offrirti questo buon vino. Dammi qua, lo userò per addolcire il sapore della vostra carne. Polifemo, povero sporco. Che il vino si ubriaca e si addormenta. Ancora non lo sa, ma il suo destino è già scritto. È il nostro momento, al lavoro! Dai, stupido, non farti ingannare!
Siamo pronti, avviciniamoci a Polifemo. Adesso vedremo se lui se la caverà. Forza, non possiamo sbagliare. Impegnati di più, sto facendo tutto io. Dai che ci siamo quasi. Fatemi una baccano, altrimenti si sveglia. Stringete tutti, forza. Il mio occhio, che male, che dolore. Maledette pulci, dove siete? Siamo salvi. Davvero, Polifemo non ci vede. Maria è entrata, ha fatto calcio in cuoio con le proprie mani. Appena toccherà noi, invece che la calda rana delle pecore, saremo fritti. Tranquilli, abbiamo ancora una possibilità. Ci nasconderemo sotto la folta rana delle pecore. Prendiamoci, non voglio restare un minuto di più dentro questa orrida grotta. Così, Ulisse e i suoi soldati hanno sconfitto il possente Polifemo. Così, il cervello ha sconfitto i muscoli. Addio stupido gigante! Abbiamo giocato! Ma come avete fatto? Dove siete? Venite, qualcuno mi aiuta, aiutatemi a prendere quei piccoli umani! Polifemo, abbiamo sentito il tuo urla! Cosa succede? Cos'hai fatto all'occhio? Chi è stato? Nessuno, nessuno mi ha fatto questo! Guardate, nessuno sta scappando, aiutatemi! Io voglio catturare nessuno! L'abbiamo perso, è impazzito! Assecondiamolo, poverino! Certo, Polifemo, adesso ti aiutiamo noi. Sono qui tuoi amici, non ti preoccupare. Ma dovete credermi, è tutta colpa di nessuno. Lo sappiamo, però ora calmati. Ora ti portiamo a casa, ma sta tranquillo. Giusto, così ci mangiamo 4-5 cinghiali, sei contento? Mi sa che devo trovare un altro compagno per il lancio della. Così il cervello di Ulisse ha avuto la meglio sui muscoli di Polifemo. Così l'astuto Ulisse e i suoi valorosi guerrieri possono riprendere il loro viaggio in mare sulle veloci navi. Uomini, tenetevi forte! Le onde ci stanno comandando! Dobbiamo riuscire a riprendere il controllo della nave, se no moriremo tutti! Erano veramente in pessime condizioni. Forza ragazzi, dobbiamo guidare la nave! Prima o poi questa tempesta finirà! Passarono 5 giorni. Finalmente! Questa tempesta è finita! Guardate! Le onde si stanno calmando! Ulisse, anche noi dobbiamo riposare! No, non possiamo riposare! Dove siamo? Non conosco questo posto! È stata tazza di sera, non bisogna riposare! Guardate laggiù, c'è una piccola isola! Sembra messa sulle onde come una nave! Che cosa strana! Odisseo e i suoi uomini si avvicinarono a quella cosa molto particolare. Che meraviglioso palazzo! Guardate laggiù, il suo colore è rosa, come l'aurora. È vero, questo palazzo rispecchia il cielo, è quasi impossibile vederlo. Benvenuti stati marinai, io sono Eolo, re dei venti, gita dell'acqua e seguitemi. Grazie, gentile Dio. Il palazzo era magnifico. È vero, guardate, il palazzo era una torre degli affreschi a forma di nuvole. I venti possono fare cose incredibili. Intanto Ulisse ammira gli affreschi. Ho notato che avete l'aria stanca, per questo i miei servi vi indicano dove potete lavarvi e dove avete puliti. Una volta pronti, parteciparono ad un banchetto e Ulisse racconta le sue avventure. Ascoltando le tue avventure ho capito che sei un uomo molto coraggioso e a me piace che fai la gente che si rispetta. Per questo domani ti aiuterò a salvare con la tua nave, donandoti un grande opere. Grazie, Eolo. Il mattino seguente Eolo aiutò Odisseo a caricare un grande opere. Addio caro Ulisse, ti dono quest'ope, contenente quasi tutti i venti, ma anche uno, quello dell'ovest, che ti aiuterà a tornare a casa. Mi raccomando, non aprirlo quando non sarai arrivato. Grazie, io lo prometto che non lo aprirò. Finalmente, dopo molto tempo, siamo giunti alla nostra amata Itaca. Quasi quasi mi faccio una bella dormita. Immaginò.
trovato, amore mio. Non vedevo l'ora di vederti. Anche tu mi sei mancata tanto. Dov'è il nostro amato figlio? È là fuori, in giardino, che gioca con il cane Argo. Intanto nella realtà l'equipaggio. Amici, terra in vista, la nostra amata terra. Chissà che cosa ci sarà dentro. Secondo me ci saranno molti diamanti e molto oro. Dai, apriamo l'otre. Datemi subito un coltello. E cosa sta succedendo? Ehi, attrappati a me. Ulisse, prendi una smessa decisione. Ce la mamma, ti chiamo mangerà. Calmarono tutto intorno solo mare. Dov'è Itaca? Odisseo, terra in vista, ma questa isola si muove. Ma che avete fatto? Siamo tornati al punto di partenza. Arrivati all'isola? Sei veramente sciocco, ti avevo avvertito, non avresti dovuto aprire l'otre. Non sono stato io, è stato uno dei miei marinai. Non mi importa, sei tu il comandante della nave. Ci potresti dare un'altra possibilità? No, è per questo che gli dei sono contro di te e io non voglio mischiarmi. L'isola galleggiante scompare dietro le nuvole. Intorno a loro c'è la sola acqua. Prima della partenza. Compagni di viaggio, siete pronti per affrontare questa avventura? Questo viaggio ci metterà di fronte a disavventure che potranno rivelarsi mortali. Capitano, certo che siamo pronti. Siamo marinai con M maiuscola e siamo pronti per questo genere di avventure. Legatevi stretto all'albero mezzo e non slegatevi per nessun motivo.
La posta in gioco è alta, ma Ulisse non ha paura di nulla. Incontro con le sirene. Venite uomini, venite, sveleremo un segreto soltanto a voi. Slegatevi, lasciatemi andare! Voglio tuffarmi raggiungere quelle meravigliose 30 creature! Ma Ulisse, ricorda che la tua famiglia ti aspetta ad Itaca! Non mi interessa, voglio raggiungere le sirene! È completamente impazzito! Coraggio, remiamo più veloce! Andiamocene da qui! Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Venite, uomini affascinanti, accorrete da noi! Lasciatemi andare! Voglio tuffarmi da loro! Se non venite, è ovvio, ve ne pentirete. Siamo gentili e vi ospiteremo benissimo. Slegatevi! Voglio vivere con loro! Coraggio, Ulisse! Siamo qui! Continuiamo a remare, compagni! Allontaniamoci dalle scogliere, dal pericolo! Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Ulisse, sei l'unico ad essere sopravvissuto al canto delle sirene. Non esultare, il nostro viaggio è ancora lungo e pieno di insidie. Incontro con Cariddi. A questo punto non ci restano che due alternative: attraversare gli scogli, sui quali potrebbero incagliarsi le navi, o passare attraverso lo stretto. Io propongo di affrontare Scilla e Cariddi. Guardate, quello è il possente Cariddi, un gorgo gigantesco che risucchia tutto ciò che incontra, portandolo sott'acqua. State attenti! Hai ragione, che paura! Guardate là, il potere di Cariddi riesce a far diventare l'acqua raccapricciante! Mi inquieta molto. Sì, è molto cupa. Avete ragione, è così misteriosa. Coraggio, remiamo più veloce e se no verremo risucchiati tutti. Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Finalmente in salvo, Cariddi non ci farà più alcun male. Incontro con Scilla. Guardate là, in quella grotta! Vedo gli occhi nella penombra! Qualcuno ci sta osservando! Osservate! Sta sbucando una testa! E un'altra ancora! E adesso un corpo robusto ricoperto di squame! È Scilla! Un poso per la sua predilezione per la carne umana! Presto, allontaniamoci velocemente! Levatevi veloci! Anche dietro, silenzio. Vai. A questo punto non ci resta che due compagni. Vai, Francesco, portalo dietro. Giovanni, fai prendilo un po'. Ciao, vai. Questo penso che sarà tagliato. Lascialo fatto la musica. Vai. L'audio c'è già, devi solo colpire. Ripartiamo da quando colpisci l'otre. Ok? Un po' più di gioia, di pace. Anche qui è proprio
avventure che posso... Dai,